No, sto... Pronto, buonasera, mi chiamo Gianfilippo Neri, chiamo da Napoli, Sì. da Portici veramente. Volevo avere qualche informazione sull'elettrostimolatore all'olore che avevate messo su internet, perché volevo sapere se funziona bene, come... Ottimo, ottimo. E Il se... problema mio è stato che non l'ho utilizzato Non è per questioni passato. di tempo, cioè per quello. Costava un sacco di soldi, me lo ricordo quando lo presentarono Sì, nella... intorno ai 1700 euro pagai io. Bravo! Io quando lo vedevo nella televisione, no? Dicevo, mamma mia, costa tanti soldi. Allora, quando ho visto che voi l'avete messo così a poco prezzo, ho detto, può darsi che c'è un trucco che è rotto, oppure... Capito quello che dico? Buonasera, mi chiamo Gianfilippo Neri, chiamo da Napoli, da Ciao Porto. Gianfilippo. Ah, buonasera, voi Buonasera. siete questi... Eh? Gerardo. Già, Gerardo, buonasera, Sì, scusate. buonasera. Io avevo intenzione, siccome io sono un pochino sovrappeso, però con questo calore non ce la faccio proprio andare alla palestra. Allora, perché qui da noi a Napoli, veramente a Portici, fa abbastanza caldo, non so dalle parti vostre, penso uguale. Sì, fa molto caldo, molto. Molto, Fa molto quel caldo. Senta, allora come si può fare per spedire questo elettrostimolatore? spedito. Buonasera, mi chiamo Gianfilippo Neri, avevo visto l'inserzione su internet nella Lotron. Non lo riesco a dire, mi dispiace. Pronto? Ah, fatto io. Sì. Ma se voi ridete, io però come faccio a spiegare? Mi state... No, no, ti faccio il prezzo buono, non ti preoccupare. Mi state pisciando sotto. Ci sei cascato, sciocchino. Ci sei cascato, stupidino. Ci sei cascato, esci ci da sei là. cascato, osce! Povero Gerardo. Gerardo, buonasera, benvenuto su Radio Marta. Eri vittima di uno scherzo. Pronto? Buonasera, glielo ridico? Sì. Buonasera Gerardo, eri vittima di Radio Marta, era uno scherzo. Ah, che Ah, ma bello! pure lui è C'è più Gianfilippo, di allora. Brindisi, però. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Quanti di voi in questo momento stanno rimodernando casa, stanno pitturando, stanno togliendo macchie di umidità dai muri? Quanti di voi stanno...